Diamo inizio a questo webinar dal titolo Adolescenza, quali reazioni alla pandemia, organizzato dal Centro Clinico di Studi Cognitivi di L'Aquila. Questa sera affronteremo l'argomento abbastanza attuale sul come questa pandemia ha impattato sulla vita degli adolescenti. Partirò da un'introduzione più generale sulla definizione di adolescenza, le sue fasi e le problematiche che possono evidenziarsi durante questo periodo, per poi affrontare nello specifico la connessione tra l'adolescenza e la pandemia e la relativa sintomatologia associata. Allora, possiamo definire l'adolescenza come un periodo di transizione tra la pubertà e l'età adulta, durante il quale si verificano notevoli cambiamenti sia a livello fisico che a livello psicologico. Per questo motivo viene definita spesso come un'età complicata, turbolenta e con molte sfide che il ragazzo si trova ad affrontare. Quindi possiamo dire che per questo motivo, dato che l'adolescenza è già di per sé una fase di vita abbastanza, complessa, con la pandemia tali difficoltà si sono accentuate fortemente. Possiamo suddividere l'adolescenza in tre fasi principali: la preadolescenza, che va dai 10 ai 15 anni, quindi diciamo che copre il periodo della scuola media, inizio superiori, poi c'è l'adolescenza propriamente detta, che va da 16 a 19 anni, quindi diciamo il periodo proprio della scuola superiore, e la post-adolescenza, che è definita anche adolescenza tardiva, che tende ad allungarsi nel corso del tempo, nel corso degli anni, e attualmente possiamo quantificarla dai 20 ai 25 anni. Su ciò che riguarda l'adolescenza tardiva, diciamo che ci sono diverse variabili che vanno ad influenzare questo periodo, come l'ingresso tardivo nel mondo del lavoro, o anche il poter avere un'autonomia, del poter andare a vivere da soli e così via, insomma. Inoltre possiamo dire che nell'adolescenza ci sono quattro tipi di cambiamenti importanti. Avviene la completa maturazione a livello fisico, c'è il raggiungimento della maturità a livello sessuale, avviene l'acquisizione dell'identità di adulto e con la conseguenza sullo sviluppo cognitivo della persona. I cambiamenti più evidenti in questa fase sono per l'appunto di natura fisica, in quanto il corpo viene travolto da una tempesta ormonale e si va a raggiungere la maturità sessuale nel soggetto. Poi avviene anche la comparsa dei caratteri sessuali secondari, come ad esempio nei ragazzi di sesso maschile avviene la comparsa della barba, oppure la modificazione nel tono della voce, oppure anche la definizione a livello di pettorali e quant'altro, mentre nelle ragazze di sesso femminile si iniziano ad evidenziare la forma del seno e i fianchi che si iniziano ad allargare. Inoltre, tutto ciò viene marcato anche dal rapido aumento della statura e dal peso corporeo. Quindi c'è proprio una trasformazione su questo aspetto che delinea proprio questo passaggio dall'infanzia a questa fase proprio di adolescenza. Quindi possiamo dire che questa fase è molto importante perché c'è un preciso compito terminale di sviluppo, ovvero quello della definizione dell'identità che sarà effettuata in modo coerente, integrata e autonoma, in quanto possiamo dire che nell'infanzia c'è più un'identità ancora non integrata, in quanto il bambino tende ad essere ancora abbastanza integrato con le figure dei genitori. Invece nell'adolescenza pian piano si crea un'identità a sé, diversificata dal contesto genitoriale. Inoltre possiamo dire che il rapporto tra adolescenti e la famiglia di origine, quindi i propri genitori, è animato da due bisogni contrastanti, due bisogni opposti: l'esigenza di avere una propria autonomia e il bisogno della dipendenza ancora da parte della famiglia. Quindi diciamo che l'adolescente si muove tra queste opposte polarità.
Inoltre possiamo dire che in questa fase gradualmente la persona inizia a differenziarsi dalla propria famiglia di origine, iniziando a sperimentare le sue capacità, le proprie risorse nei contesti sociali e quindi inizia a sperimentare dei ruoli variegati sia con i propri pari che con gli adulti che sono al di fuori del suo contesto di riferimento fa dell'ambiente familiare. Inoltre, un passaggio molto importante che avviene in questa fase è il passaggio dall'egocentrismo all'assunzione della capacità di decentramento. Come dicevo poc'anzi, come accennato poco fa, l'egocentrismo è una parte che è più relativa all'infanzia, in quanto il bambino pensa più al suo bisogno personale, quindi a soddisfare i suoi bisogni, i suoi interessi, ed è meno concentrato per ciò che riguarda l'aspetto delle altre persone. Gradualmente nell'adolescenza si acquista questa capacità di decentramento che comporta la capacità di mettersi nei panni degli altri, quindi comunque sia una caratteristica di introspezione che ci consente anche di andare a vedere la sensibilità emotiva, di andare a leggere la sensibilità emotiva e il linguaggio emotivo delle altre persone. Quindi diciamo che questo decentramento ci permette anche di vivere l'amicizia in un modo nuovo. Infatti, l'amicizia inizia ad essere sostenuta dal desiderio di condivisione, non più di esclusivo soddisfacimento dei propri bisogni, di stare insieme, di reciprocità e di rispettare anche i propri pari. E quindi diciamo che in questo modo anche le relazioni stesse si vanno a rivoluzionare rispetto all'infanzia, sia per ciò che riguarda quelle del contesto familiare che soprattutto quelle che si andranno a sperimentare nella rete sociale tra pari. Questa metafora mi è piaciuta molto in quanto rappresenta abbastanza bene ciò che si sperimenta in questa fase. Ovvero, possiamo immaginare l'adolescente come un elefante sospeso in equilibrio su di un filo, dove cadere a volte è questione di un attimo e può essere estremamente doloroso se non si ha ancora a disposizione un buon paracadute. Questa metafora ci descrive bene il passaggio che avviene tra quel ragazzo che un tempo era bambino che si trova a vivere proprio dei cambiamenti repentini, questo stravolgimento che comporta l'acquisizione di un nuovo ruolo, quindi il passaggio proprio all'età adulta, alla fase adulta. Quindi comporta un po' tutto quel processo di cambiamento che va a interessare, oltre che il suo corpo, anche la sua mente. Il ragazzo in questa fase si può sentire confuso, può sperimentare disorientamento, può sentirsi insoddisfatto su ciò che accade e può anche sperimentare di non avere le capacità, le abilità di affrontare la vita quotidiana e quindi anche tutti gli eventi che gli possono capitare. Quindi diciamo che è come se fosse in bilico e si muovesse un po' per prove ed errori. Inoltre, in questa fase sono molto comuni alcune problematiche che possono evidenziarsi e che sono sempre più diffuse anche già da prima della pandemia. Come ad esempio alcune problematiche possono coinvolgere l'immagine corporea. Nell'immagine corporea possiamo ritrovare, ad esempio, il dimorfismo corporeo, ovvero un ragazzo che si può vedere allo specchio, che può vedere, percepire dei difetti, a livello fisico come invalidanti, come deturpanti, ad esempio delle cicatrici, dei segni che però effettivamente le altre persone non percepiscono in questo modo. Oppure un altro disturbo che può coinvolgere l'immagine corporea è il disturbo del comportamento alimentare.
Quindi il ragazzo può mettere in atto strategie di restrizione a livello dell'assunzione del cibo, di calorie, come ad esempio nel caso dell'anoressia, oppure all'opposto può mangiare più cibo rispetto alla necessità, quindi mettere in atto strategie di bulimiche oppure comportamento impulsivo che può essere classificato nel binge eating. Inoltre possono esserci altre problematiche, come ad esempio quelle relative all'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti, quindi cannabinoidi, eccetera, oppure l'abuso di alcol, tipo come messa in atto come modalità per fronteggiare i problemi che si trova a risolvere. Possono essere presenti delle condotte di autolesionismo. In queste condotte possiamo menzionare due strategie principali. La prima potrebbe essere quella di far vedere agli altri il dolore che il soggetto sta provando, che sta provando il ragazzo. Oppure l'altra è quella di cercare di colmare un profondo stato di vuoto che si ritrova a vivere. Quindi diciamo che si usa questa modalità per andare a sentire qualcosa, per provare qualcosa rispetto a questo vuoto. Inoltre possono esserci anche dei rischi connessi ad un uso improprio di internet. Può essere il ragazzo influenzato da un cattivo rapporto con la scuola e la conflittualità all'interno della famiglia e possono sperimentare a seguito dei disturbi a livello depressivo che possono addirittura sfociare nel ritiro e l'isolamento sociale. Come un esempio può essere il fenomeno diffuso dell'hikikomori che è iniziato in Cina e che attualmente si sta verificando anche in Italia, il fatto che ragazzi si chiudono in casa e non è in camera e non escono più al di fuori nell'affrontare la quotidianità. E nei casi peggiori possiamo assistere anche a dei tentati suicidi, quando il ragazzo percepisce che ai propri problemi non c'è una risoluzione, che non può fare nulla per risolvere i suoi dispiaceri. Quindi in sintesi possiamo dire che la fase dell'adolescenza comporta alcuni aspetti principali: la costruzione dell'identità di adulto, il percepirsi come un'entità distinta da quella dei genitori e l'organizzare la mappa cognitiva dello status di adulto in cui il ragazzo si trova a riorganizzare i suoi valori, le interpretazioni che darà rispetto agli eventi che capiteranno nella vita quotidiana e anche la rispettiva attribuzione di significati degli eventi che possono capitare nella sua vita. Adesso iniziamo a parlare un po' del discorso che affronteremo questa sera nello specifico, quindi della correlazione tra l'adolescenza e l'impatto che ha avuto questa fase di sviluppo con la pandemia. Prima di entrare nel merito del nostro discorso, ho pensato di proporvi una piccola riflessione. Ci concederemo qualche minuto per pensare un po' a questo tempo che abbiamo trascorso a partire da marzo 2020 in questo anno e mezzo. È un esercizio che voglio fare con voi, mi farebbe piacere se segnaste su un foglio i vostri vissuti per entrare meglio, di immedesimarci meglio nella parte relativa agli adolescenti. La prima domanda che volevo porvi è: che ricordo avete di questo periodo? Se ci sono ricordi che vi vengono in mente proprio relativi a questo periodo. Un'altra domanda è: come hai vissuto in prima persona il lockdown? L'ultima domanda è: quali sono stati i vissuti emotivi che hai sperimentato maggiormente?
Il perché di queste domande? Allora, innanzitutto anche noi adulti in prima persona ci siamo ritrovati a vivere una situazione totalmente nuova, inaspettata, che nessuno aveva messo in conto, possiamo dire. Quindi c'è stato chi ha iniziato a lavorare in smart working, oppure ci sono state famiglie che oltre allo smart working hanno dovuto anche dedicarsi ad aiutare i propri figli nell'assolvere la didattica a distanza. Ci sono state persone che in famiglia hanno purtroppo sperimentato il contagio in prima persona o di persone care, e anche chi ha perso familiari o amici o parenti a causa di questo virus. Quindi diciamo che già come adulti abbiamo sperimentato dei vissuti abbastanza intensi durante questo periodo, e proprio per questo motivo possiamo metterci nei panni dei nostri ragazzi sul come hanno vissuto loro la pandemia in una situazione ancora più amplificata rispetto a quella che può aver vissuto un adulto, diciamo. Possiamo dire che tra i fattori che hanno avuto un impatto nella pandemia, nell'adolescenza, possiamo menzionare il distanziamento sociale, la mancanza di routine, l'utilizzo illimitato dei social media e le problematiche a livello familiare. Per ciò che riguarda il distanziamento sociale, possiamo dire che non avere contatti fisici reali con i propri pari e non appartenere ad un gruppo di riferimento ha portato a generare irrequietezza e sintomi psicosomatici. Quindi diciamo che negli adolescenti e nei preadolescenti che vivono un'età in cui l'inclusione e l'accettazione in un gruppo è fondamentale da raggiungere, questa chiusura forzata ha portato ad aggravare quel senso di solitudine che già è piuttosto frequente in questa fase di vita, diciamo. Quindi, come conseguenza, abbiamo riscontrato un'aumentata propensione all'isolamento con il rinchiudersi in camera e passare tante ore sui social. E anche come modalità per colmare quella mancanza di contatto fisico con i pari, che però diciamo che questa mancanza di sperimentare delle interazioni tra pari ha portato anche dei conflitti a livello familiare, quindi diciamo che possono essere aumentati anche i comportamenti aggressivi in famiglia, ci possono essere stati vissuti di rabbia portati in famiglia da questi ragazzi proprio come risposta alla percezione di un senso di ingiustizia dovuto a questa chiusura. Quindi diciamo che c'è stato un grande impatto notevole sia sullo sviluppo psicologico che sul benessere dei bambini e dei ragazzi, e anche, perché no, anche sulla famiglia. Un altro fattore importante è stato quello della mancanza di una routine. La routine scolastica, diciamo che è un meccanismo importante che permette ai giovani di organizzare le proprie giornate. Con il fatto di avere le scuole chiuse, i giovani hanno iniziato a perdere un punto di riferimento e diciamo che il loro senso di identità a questa situazione poteva rispondere attraverso un vacillo, ha iniziato a vacillare questo aspetto. Quindi andare a scuola prima poteva essere percepita come una sofferenza prima della pandemia, ma comunque rappresentava una routine che i ragazzi giornalmente dovevano rispettare. Inoltre anche la precarietà e l'incertezza dei provvedimenti rapidi che sono stati presi momento per momento richiedevano delle grandi capacità di adattamento alla situazione. Per ciò che riguarda l'utilizzo illimitato dei social, diciamo che i momenti di noia, quindi lo spazio di tempo a disposizione dei ragazzi,
è stato colmato dall'utilizzo eccessivo dello smartphone oppure di dispositivi connessi ad internet, il quale in un primo momento, come dicevo poco fa, poteva essere visto come una risposta alla mancanza di aggregazione, una modalità per sentirsi tra pari, ma nello stesso tempo un eccessivo utilizzo può portare a sviluppare una sensazione di ansia, un vissuto di ansia, depressione e anche un senso di inadeguatezza nei nostri ragazzi. Infatti, in alcuni casi, alcune figure di riferimento di questo periodo di pandemia per i ragazzi sono stati i vari influencer su Instagram oppure YouTuber, TikToker, queste cose qui e così via. E la visione ripetuta e senza filtri di queste immagini, di queste persone che nonostante la chiusura di pandemia potevano vantare di avere delle ville oppure campi da tennis oppure delle piscine e quindi comunque svolgere una vita abbastanza attiva, hanno sviluppato un senso di desiderio nei nostri ragazzi che possono anche portare a vissuti di non sentirsi abbastanza ed andare a sperimentare sentimenti di inadeguatezza e di senso di inferiorità che possono portare anche all'innesco di pensieri distruttivi nei casi più gravi e di comportamenti autolesionistici come risposta a queste situazioni. Inoltre, dobbiamo ricordarci che già prima della pandemia i ragazzi passavano molto tempo sui social. Infatti, da alcune ricerche è stato evidenziato che il 79% dei ragazzi circa prima della pandemia, tra gli 11 e i 18 anni, trascorreva all'incirca 4 ore al giorno sui social. E quindi questa situazione non ha fatto altro che aumentare ancora di più la fruizione di questo mezzo nei ragazzi. Per ciò che riguarda le problematiche nel contesto familiare, diciamo che vedere o essere testimoni di malattie di trasmissione di contagio che può aver coinvolto familiari, parenti o amici, anche gravemente malati oppure anche perdite di persone care, ha innescato in bambini e adolescenti dei disturbi d'ansia, soprattutto per lo stato di salute, per se stessi e per le persone care. Possono essere sì manifestati anche degli attacchi di panico, depressione e altri episodi di psicopatologia dell'età evolutiva. Inoltre possiamo aggiungere che molti ragazzi in questo periodo, oltre alla pandemia, hanno vissuto anche delle situazioni familiari difficili o anche alcuni si sono trovati di fronte anche alla separazione dei propri genitori, quindi altre variabili che non hanno fatto altro che peggiorare il vissuto emotivo degli stessi. Per ciò che riguarda la sintomatologia relativa che si può sviluppare relativamente al contesto familiare, ci sono alcuni segnali, alcuni campanelli di allarme a cui bisogna prestare attenzione se si manifestano. Ad esempio, un eccessivo attaccamento, quindi un bambino o un adolescente che richiede una costante vicinanza dei propri genitori o comunque un supporto molto costante, oppure che può riportare la paura costante che i membri della propria famiglia possono contrarre questo virus, oppure che possono manifestare senso di confusione, atteggiamenti di disattenzione, distraibilità, irritabilità o disturbo del sonno sono tutti segnali che non vanno assolutamente sottovalutati. Inoltre, gli studi scientifici che sono stati effettuati a livello internazionale hanno evidenziato per l'appunto come i maggiori effetti si sono manifestati sulla fascia più giovane della popolazione. Infatti, proprio a partire dal 2020,
si è manifestato un aumento in bambini e adolescenti di stati depressivi, di vissuti d'ansia, di attacchi di panico, di comportamenti autolesivi, di disturbi del comportamento alimentare oppure di ansia per lo stato di salute o anche episodi legati all'aggressività e comportamenti infine relativi a dipendenze, a utilizzo di stupefacenti o di sostanze alcoliche. Possiamo infatti constatare da alcuni studi che sono stati fatti a livello regionale nelle varie neuropsichiatrie infantili d'Italia alcune peculiarità. Da marzo a giugno 2020 c'è stata una diminuzione degli accessi in neuropsichiatria infantile rispetto agli anni precedenti. Questo è un fattore che può essere visto come il fatto che inizialmente da ragazzi questa pandemia non è stata vissuta male, per il fatto che non si sapeva la durata che avesse questo periodo, e quindi possiamo dire che all'inizio i nostri ragazzi hanno colto l'opportunità per riposarsi dalla loro routine quotidiana di andare a scuola. Però già da dicembre 2020 ad oggi c'è stata un'inversione di rotta, in quanto si è registrato in media un incremento degli accessi dal 20 al 30%, in base ovviamente alla regione di riferimento di queste neuropsichiatrie infantili, e c'è stato per l'appunto questo incremento sui disturbi del comportamento alimentare, eccetera, i disturbi che abbiamo menzionati anche poco fa. Quindi possiamo distinguere un po' i disturbi che hanno impattato nella vita dei nostri adolescenti secondo due momenti principali. Nella prima fase di pandemia abbiamo visto una maggiore crescita di disturbi del comportamento, quindi disturbi esternalizzanti, ovvero di rabbia e vissuti di aggressività che hanno impattato maggiormente sull'aspetto familiare. Quindi diciamo la prima reazione è stata questa reazione di rabbia collegata al senso di ingiustizia vissuto da questi ragazzi, mentre la seconda fase di pandemia è stata collegata ad un aumento dei livelli di stress, vissuti di ansia e disturbi del sonno, causati un po' dal senso di incertezza riportato dagli adolescenti sul fatto che le domande poste più frequentemente riguardavano il fatto chissà quando durerà questa pandemia, e quindi anche un senso di impotenza e rassegnazione verso il futuro, con annessi pensieri non ne usciremo più, eccetera, insomma, quindi una sorta di rassegnazione. Ho inserito due studi che vanno ad evidenziare come l'ansia e la depressione sono aumentati durante la pandemia. Il primo studio è stato effettuato in Cina su un campione di circa 9.000 studenti, frequentanti le scuole medie e le scuole superiori. Questo studio è stato condotto online e ha riguardato un sondaggio in merito a come la pandemia può aver provocato sintomi relativi a stati ansiosi o uno stato più depressivo. Il 47,3% di questo campione ha riportato come risposta la manifestazione di sintomi depressivi, di uno stato depressivo, mentre il 37,4% sia depressione che ansia, ed infine il 31,3% del campione ha riportato esclusivamente un vissuto di ansia. Un altro studio è stato condotto su alcuni genitori di adolescenti sia in Italia che in Spagna.
Da questo studio è emerso che circa l'86% dei genitori ha riferito dei cambiamenti importanti a livello emotivo e negli atteggiamenti dei propri ragazzi. I cambiamenti che sono stati più frequentemente osservati, quindi che sono emersi con maggiore frequenza, sono in primo posto la difficoltà di concentrazione al 76,6%, seguito da uno stato di noia al 52%, poi abbiamo l'irritabilità al 39%, l'irrequietezza al 38,8%, il nervosismo al 38%, il senso di solitudine al 31,3%, il disagio al 30,4% e le preoccupazioni infine si sono manifestate nel 30,1% dei casi. Possiamo dire quindi che il peso della gestione quotidiana e la stanchezza emotiva sono un aspetto fondamentale che i genitori hanno sperimentato e che stanno provando in questo periodo storico. È importante normalizzare questi vissuti e quindi assumere una consapevolezza del fatto che questa fatica è reale, è evidente e quindi è importante anche comprendere come questa stanchezza emotiva diventa difficile da gestire e come va a impattare sul benessere della famiglia e su quello dei propri figli. Quindi diciamo, nel momento in cui questa stanchezza diventa difficilmente gestibile, è molto importante poter richiedere aiuto. Alcuni accorgimenti importanti per gestire questo periodo sono il cercare di sostenere e di proteggere i propri figli, accogliendo le proprie paure e i propri timori. A volte questi vissuti emotivi possono apparire anche eccessivi oppure possono ripresentarsi frequentemente. Può capitare, comunque è molto importante andare a normalizzare le emozioni dei nostri ragazzi e spiegare loro che possono esserci e possono sperimentarsi delle emozioni anche diverse tra di loro e contrastanti, soprattutto in un periodo come questo. E proprio perché ci troviamo in questo periodo così particolare, è una condizione del tutto normale che può capitare. Inoltre, è importante cercare di non essere invasivi e di mantenere una distanza giusta con i propri figli. Quindi diciamo, ok, il genitore ha il compito di proteggere il proprio figlio, di rassicurarlo e di sostenerlo e di monitorarlo. Comunque questi comportamenti, questi compiti, non vanno eseguiti nella stessa modalità in cui venivano messi in atto durante l'infanzia, quando erano bambini, diciamo. Quindi comunque sia, bisogna andare a cercare, di regolare i confini che questo periodo ci richiede, questo periodo dell'adolescenza. Quindi bisogna comunque dare, permettere una distanza sufficiente al proprio figlio per cercare anche di sperimentarsi in un contesto per lui nuovo. Quindi possiamo dire che è importante fornire loro degli spazi di esplorazione dove non ci sia la presenza fisica del genitore e comunque sia consentire questa esplorazione, ma trasmettere il messaggio ai figli che per qualsiasi cosa possono contare su di loro. Quindi comunque sia c'è un supporto da parte dei genitori stessi.
Un'altra caratteristica importante è quella di andare soprattutto in un periodo così, il senso di responsabilità dei ragazzi, anche per andare a sviluppare una routine che in questo periodo è stata abbastanza monotona. Il senso di responsabilità può essere sviluppato anche richiedendo ai ragazzi dei compiti che possono svolgere in casa, come ad esempio richiedere una piccola collaborazione per la preparazione del pranzo o della cena, casomai parlare con il ragazzo per chiedergli di riordinare la stanza, cercare di piegare bene i vestiti nell'armadio e quindi comunque impegnare anche uno spazio di vita che è rimasto abbastanza di stallo in questo periodo. Questi comportamenti possono essere definiti comportamenti positivi, comportamenti salutari, che vanno anche ad influire positivamente sul senso di autoefficacia personale dei propri figli, quindi andare a sviluppare delle strategie che possono utilizzare i ragazzi anche per organizzare poi situazioni differenti, quindi migliorare proprio le strategie del ragazzo stesso e farlo sentire capace di fare anche altre cose. Inoltre è importante anche porre dei limiti, in quanto comunque il genitore è comunque una figura autorevole e a volte il suo compito è quello di imporre regole e limiti che possono non essere piacevoli per il ragazzo, ma queste regole vanno comunque spiegate in modo chiaro ai propri figli, spiegare che sono messe in atto al fine di garantire il benessere dei figli stessi, come ad esempio cercare di parlare con il ragazzo per contrattare l'orario di addormentamento e l'orario di risveglio, spiegando casomai che avere una buona igiene del sonno può influire positivamente anche sullo svolgimento della giornata stessa. Riposando bene, si può essere più attivi nel corso della giornata e così via. Inoltre è importante riuscire a mantenere una certa routine, come ad esempio anche nel periodo in cui c'è stata la didattica a distanza, in cui c'è stata la didattica a distanza, comunque sarebbe buono, preferibile poter far alzare comunque il ragazzo all'ora che si alzava di solito anche per andare a scuola e comunque farlo vestire, anche se la lezione sarà online, e cercare di porsi dei piccoli compiti per impegnare questo tempo nel corso del giorno, quindi mantenere una routine per quanto possibile necessaria. Un punto importante è quello di organizzare attività e giochi che possono essere condivise in famiglia in base agli interessi che si possono avere in famiglia. Quindi andare a creare uno spazio di condivisione e di esplorazione al di là del virus, quindi anche il poter parlare di un libro, vedere una serie TV insieme oppure condividere degli interessi. Può essere una strategia, una modalità positiva per andare a favorire il benessere della famiglia stessa, che può influire positivamente su questo benessere. Quindi, sperimentarsi in attività insieme. So che a volte non è facile perché tanti genitori, sia dopo una giornata di lavoro che dopo una giornata di lavoro, in smart working, possono sentirsi stanchi, ovviamente. Però questi momenti possono essere davvero molto importanti proprio per cercare anche di sviluppare questo benessere in famiglia, di influenzare positivamente sul benessere anche dei propri figli. Una caratteristica
cruciale, importante è quella di essere un modello funzionale per i propri figli. Non dimentichiamoci che i nostri ragazzi in primis osservano il comportamento che forniscono i genitori nella propria famiglia. Quindi diciamo che questi comportamenti messi in atto dai genitori sono importanti perché attraverso essi il ragazzo svilupperà un domani la propria personalità, il proprio modello di adulto. Quindi diciamo che essendo in questo periodo dell'adolescenza ancora dei filtri, tutto ciò che apprendono nel contesto familiare sarà la mappa, saranno delle cose che andranno ad incidere sulla mappa cognitiva del modello di adulto che svilupperà il ragazzo. Un trattamento efficace nella sintomatologia e nella psicopatologia dell'età evolutiva, quindi per ciò che riguarda i bambini e gli adolescenti, si è riscontrato nella psicoterapia cognitivo-comportamentale. Questo approccio terapeutico, diciamo che è stato evidenziato da molti studi come il trattamento di elezione per molti disturbi dell'età evolutiva, tra cui possiamo menzionare i disturbi d'ansia, i disturbi depressivi, i disturbi di stress post-traumatico, problematiche a livello comportamentale e disturbi di umore, quindi anche collegati ad agiti aggressivi autoed-eterodiretti e quindi collegati ad un'emozione che può essere quella di rabbia, a difficoltà scolastiche, a dipendenze o abuso di sostanze stupefacenti, alcol oppure abuso di internet, e questo approccio ha ottenuto dei risultati favorevoli proprio su queste problematiche. Possiamo dire che la psicoterapia cognitivo-comportamentale è una terapia breve ed è incentrata innanzitutto sulla connessione tra il pensiero e l'emozione e il comportamento conseguenti a seguito di un'interpretazione cognitiva di un evento. Quindi diciamo che si va a agire un po' su questa connessione. E inoltre si va ad agire anche a livello comportamentale e si vanno anche ad insegnare delle abilità, delle strategie efficaci che possono utilizzare sia i giovani che i loro genitori. Inoltre, oltre alla terapia individuale che può essere fatta nell'età evolutiva, un trattamento molto importante si è rilevato quello del supporto alla genitorialità. Questi incontri, diciamo che hanno lo scopo di andare a vedere la modalità di interazione del genitore con il proprio figlio e di come reagisce ai comportamenti del figlio stesso. Quindi si va ad offrire uno spazio in cui condividere i temi dell'accudimento, di come si sta sviluppando la relazione a livello familiare, della comunicazione in famiglia, e si va a evidenziare e promuovere degli stili educativi positivi e funzionali che consentono per l'appunto di migliorare anche il clima familiare. Questi incontri di supporto alla genitorialità possono essere fatti sia in modalità individuale, quindi con la presenza di entrambi i genitori, che in una modalità di gruppo. La modalità di gruppo è anche una modalità molto importante in quanto i genitori si ritrovano a scambiarsi vissuti emotivi in un contesto alla pari omogeneo in cui ci sono altri genitori con delle problematiche analoghe, delle problematiche simili. E quindi può essere anche questo un buono spazio di condivisione.
In bibliografia vi ho lasciato questo libro che dal titolo Comprendere l'adolescente, che è un libro che può essere utilizzato sia dai non addetti ai lavori, quindi dai genitori proprio che si trovano ad affrontare questa fase delicata e particolare con il proprio figlio, che è anche utile, uno strumento utile anche per i terapeuti, quindi diciamo che può essere utilizzato da entrambi. Io vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo terminato la presentazione. Vi lascio un po' con i nostri servizi che offriamo qui al Centro Clinico di Studi Cognitivi di L'Aquila. Abbiamo sia le valutazioni psicodiagnostiche che il trattamento di disturbi d'ansia, il trattamento dei disturbi dell'umore, il trattamento dei disturbi alimentari, il trattamento dei disturbi di personalità, il trattamento di disturbi in gravidanza e nel postparto e per l'appunto incontri volti al supporto alla genitorialità. Questi qui sono i nostri recapiti, per qualsiasi informazione o per qualsiasi contatto potete scriverci nella nostra email laquila@studicognitivi.net o potete contattarci tramite il nostro numero 0862 7010 63. Ok, tolgo la condivisione. Ok. Ciao Alessandra, ciao Luca, se ci sono domande abbiamo un po' di tempo per rispondere. Ionelita, sì, intanto c'è Sonia che ti ringrazia, dice che è stato molto interessante il tuo intervento. Grazie. Al momento non ci sono domande, vediamo se, se arriveranno. Ok. Sono stati interessanti gli spunti di riflessione che hai dato prima durante il webinar. Il quale chiede rispetto al periodo del lockdown. Bene, mi fa piacere. Possiamo aggiungere che alcuni interrogativi frequenti che possono esserci in adolescenza sono il cosa mi sta succedendo, il chi diventerò, come mi accoglierà la società, quindi diciamo che queste sono tutte cose che può vivere anche la famiglia e dare anche risposta a questi interrogativi, quindi diciamo che i ragazzi possono portare anche dubbi e incertezze rispetto al proprio stravolgimento e alla propria trasformazione in adulto. Quindi diciamo che questi sono interrogativi a cui il genitore può trovarsi anche a rispondere. Posso aggiungere solo questa cosina qui che poteva forse. Da parte di Silvia, che ti chiede quando un adolescente fa muro e non vuole esporre il suo disagio, come comportarsi? Ciao Silvia, diciamo che è una situazione molto frequente che può capitare, quella che in adolescenza il ragazzo possa far muro, come scrivi, e quindi non essere propenso al dialogo. È una condizione che comunque è frequente, è molto importante cercare di dare il tempo giusto al ragazzo per potersi aprire, per potersi esprimere,
cercando di dare una disponibilità in qualità di genitore di fornire comunque sia il suo supporto. Ok, adesso non ti va di parlarne con me, però io sono qui, io ci sono, quando sarai pronto sappi che ci sarà la mia disponibilità, quindi lasciare comunque un'apertura al dialogo con il ragazzo, con un adolescente. Un'altra domanda, ci chiedono come è possibile aiutare i ragazzi a ritrovare il gruppo. Possiamo avere degli stimoli operativi? Ritrovare il gruppo effettivamente è una condizione che in questo periodo è abbastanza complessa, per il fatto proprio che c'è stata questa chiusura e tanti ragazzi per l'appunto hanno sperimentato anche un ritiro in se stessi, e quindi comunque sia anche con questa didattica a distanza molti ragazzi hanno subito una dispersione per ciò che riguarda le interazioni tra pari. Diciamo che i ragazzi tra loro devono cercare di essere liberi di sperimentare e cercare di riavere una riconnessione nel gruppo. Quindi aspettare il tempo che un ragazzo possa risperimentare questa cosa qui. Stimoli operativi poi dipende comunque dalla situazione. E così con questi pochi dati bisogna comunque avere una valutazione del caso e cercare di intervenire proprio sul caso specifico, altrimenti è difficile dare uno spunto generico da poter utilizzare, va valutato caso per caso. Marco, sempre Silvia ci chiede come gestire l'apatia dell'adolescente. Ok, uno spunto potrebbe essere quello del cercare di ritrovare una routine nella vita del ragazzo, quindi cercare di aiutare il ragazzo a recuperare una parte di quotidianità che è stata persa. Questi ragazzi si sono trovati a vivere molti momenti senza stimoli, diciamo, e proprio per questo motivo possono essersi sviluppati dei vissuti di apatia come risposta. Potrebbero essere funzionali sia il cercare di recuperare una routine, quindi casomai cercare di dare alla giornata una linearità a partire dall'orario del risveglio fino all'orario della sera, e casomai iniziare ad inserire qualcuna di quelle attività piacevoli che poteva avere prima il ragazzo, prima del lockdown, quindi cercare di partire da attività piacevoli, meno impegnative, fino ad arrivare a quelle un po' più impegnative, sempre valutando la risposta alle varie attività che può avere il ragazzo stesso. Io vi ringrazio per aver partecipato e per averci seguito. Per i prossimi eventi saranno sponsorizzati sempre nella medesima modalità sui nostri canali di studi cognitivi. Per qualsiasi informazione potete comunque contattarci sui nostri recapiti. Vi auguro una buona serata.